innalzamento del risultato della raccolta differenziata, siamo arrivati a superare il 61,60%, ma 61,25% il primo semestre. Il tendenziale è in miglioramento perché tra l'altro stiamo acquisendo continuamente altri comuni al servizio e con l'implementazione della raccolta differenziata spinta ovviamente abbiamo risultati che migliorano diciamo, continuamente e noi pensiamo entro la fine dell'anno di migliorare quello che è, di continuare in questo trend positivo e avvicinarci alla soglia del 65%, che sembra giusto sottolineare, è una soglia che è molto rara nel panorama del sud, in particolare diciamo dalla Campania scende, dove abbiamo performance molto molto al di sotto. Quindi oltre all'efficienza e all'efficacia ci piace anche sottolineare che questi sono risultati che sono sono anche economici, c'è anche una componente di economicità, nel senso che alla verifica dell'applicazione del decreto del Ministero delle Finanze sulla sostenibilità del costo e quindi sul costo standard, nessun comune da noi servito ha superato la soglia del costo standard, quindi praticamente oltre ad essere efficienti e efficaci ci piace sottolineare che ci presentiamo anche economici. Quindi questo risultato chiaramente tiene conto anche degli interventi fatti, gli investimenti fatti che grazie al socio provincia, che ha mostrato tutta la sua sensibilità in un momento sicuramente non del tutto favorevole sul piano economico finanziario, ha sostenuto una serie di interventi che sono stati prescritti da Nuova Aia per questo impianto che rappresenta un unicum nel panorama della Regione Campania, perché è la prima Aia che sostituisce quelle precedenti del 2011. Una nuova AIA resa necessaria perché, essendo migliorato, come avete visto, la raccolta differenziata, ovviamente c'è una spinta del servizio che rende obsolete le autorizzazioni e quindi si è reso necessario sostanzialmente ammodernare non soltanto gli impianti ma anche la parte amministrativa. Questo è avvenuto in questa struttura ma anche in altre. Quindi abbiamo fatto una serie di interventi dal 2016-2017, come vedete abbiamo rifatto i biofiltri, c'è stata una serie di interventi fino alla realizzazione di quello che ho avuto modo di vedere precedentemente. Ecco, Avvocato, questa conferenza stampa, questo veloce viaggio all'interno del complesso, via le ecoballe, i lavori di adeguamento sono un po' anche una risposta ai tanti comitati e agli ambientalisti che continuano a vedere in questo sito una sorta di bubone? Ma vede, io è difficile cambiare il punto di vista, però sicuramente l'occasione anche per ringraziare il contributo che tutti hanno dato. E io non posso non ringraziare nuovamente coloro i quali hanno partecipato alla conferenza di servizio, lungo tutto quel percorso che si è tenuto e che ha portato alla nuova AIA. Anche voi, anche i giornalisti vanno ringraziati, perché hanno costantemente tenuto in esercizio il problema e quindi oggi si è arrivati a questo risultato, frutto della convergenza costruttiva però da parte di tutti. E quindi la regione mi sembra sempre la stessa, Avellino come in altre province, le istituzioni sono sempre le stesse, però qui magari mettendo insieme una convergenza costruttiva, facendo convergenza costruttiva dai comitati alle istituzioni a tutti coloro hanno, e quindi anche voi, anche i media, siamo riusciti in questo che è stato un obiettivo importante, quello di mettere. Intanto l'operazione di rimozione delle ecoballe è terminata completamente. Sì, è terminata completamente e anche questo credo che sia anche frutto di una collaborazione continua e costante tra la società individuata dalla regione per la rimozione e noi qui che abbiamo collaborato e abbiamo accompagnato la cantierizzazione e l'esecuzione dell'appalto. E quindi siamo riusciti in questo obiettivo, che le ecoballe sono andate via non per fumo ma per rimozione. Senta, lei prima ha detto, guardando appunto gli spazi esterni dove erano le ecoballe, ha detto ora dobbiamo essere bravi a difenderli. Possiamo spiegare meglio questo concetto? Da cosa? Il clima non è del tutto sereno, perlomeno si registrano incendi con cadenza molto ravvicinata. Il sistema non è nelle migliori condizioni e quindi se dovesse esserci una crisi conclamata potrebbe rinascere l'appetito per usare quelle aree per rimettercele. Quindi
credo che sia oggi che abbiamo conquistato, si è conquistata la rimozione, difenderla è un dovere. Avvocato, rispetto invece all'AIA, di cui ha parlato, sì, l'ultima cosa, cioè questa diffida della regione, voi vi state già adeguando? Sono... Lei dice AIA, però non mi fa male, perché AIA, no, male. Allora, sicuramente vede, abbiamo fatto 550.000 euro di lavori per la nuova AIA, credo che riusciremo a mettere 190 alberelli a dimora e lunedì mattina partirà la seconda iniziativa che siamo obbligati a fare, qual è quella di mettere un monitoraggio in continuo all'interno del capannone, monitoraggio che viene fatto. Quindi sono cose, diciamo così, che gli alberi a dimora vanno messi a novembre, è difficile metterli ad agosto.